Donna dell'anno 2014 è la castrovillarese Maria Zanoni, presidente del Centro Cultura e Arte 26. Il riconoscimento le verrà consegnato nel corso dell'ottava edizione Premio Donna dell'anno, organizzato dal Musegete, istituto culturale della Calabria, sabato prossimo a Villa Piana, che assegna ogni anno dei premi speciali a eccellenze femminili calabresi che con la loro attività abbiano contribuito a dare lustro alla nostra regione. Questa è la motivazione che la giuria presieduta dal professor Oreste Bellini ha espresso per il suo continuo impegno nei diversi ambiti del sapere artistico, etnoantropologico, letterario e sociale, sempre a servizio della verità culturale, costante riferimento e stimolo per un'autentica crescita del nostro territorio e dei suoi valori. Maria Zanoni, infatti, si è distinta fin dal 1978, anno di fondazione del suo centro culturale, per la ricerca antropologica nell'ambito della cultura materiale e immateriale della sua terra e per la valorizzazione delle tradizioni popolari dell'arte e del dialetto. Ha pubblicato numerosi volumi di carattere etno-antropologico, privilegiando l'etnofotografia. Beh, dialetto sì, dialetto no, non tutti sono d'accordo, ma noi, lo ripetiamo, vogliamo rivalutare il dialetto per scoprire la nostra storia e le tradizioni popolari che sono nel dialetto. La nostra storia sta nel dialetto, nelle parole, nei detti, nei proverbi, nella saggezza del popolo antico.